Ciao ragazzi, oggi partiamo dal mio smartphone perché qualche tempo fa su Instagram GBR avevo postato questa foto di questa cosa genialissima che vi era piaciuta veramente un sacco. Si tratta di Edo, è un'idea tutta italiana di questo sistema di costruzione per blocchi, quindi tipo Lego, però con dimensioni più grandi e di cartone per fare delle cose super incredibili. Io l'avevo finanziata su Kickstarter, quella piattaforma dove ci sono un sacco di buone idee, dove chiunque può mettere una buona idea e magari in giro per il mondo c'è gente che ti dà un contributo per poterla realizzare. Questa idea è stata realizzata. La sua storia la trovate qui, vi lascio il link al sito qui nelle info, qua c'è tutto il team che ha realizzato. Si chiama Edo in italiano perché non è Idu come può sembrare, perché Edoardo, il figlio di Simon che ha inventato questo sistema di costruzione assieme e poi sviluppato assieme a tutto il suo team, e ragazzi, nella Wall of Fame di chi ha reso possibile questo progetto c'è anche il nome Davide, ci sono anch'io. Con Edo ragazzi si può letteralmente costruire di tutto, si possono fare dinosauri, ma si possono fare anche castelli, si possono anche fare animali su cui montare sopra perché le strutture sono molto resistenti. E in questo video ragazzi faremo due costruzioni sorpresa per Nicolò e per Matilde, che poi Edo sono di cartone in versione Havana e anche bianco, e si possono anche decorare, colorare e personalizzare, quindi andando a creare praticamente, come dicevamo, di tutto. Sono facili da montare, ecologici, possiamo fare di tutto e si impara giocando, il che fa sempre un sacco bene. Quando si mettono le mani in pasta e si costruisce, si realizza qualcosa. Andiamo ragazzi a vedere come si monta un Edo. Partiamo dalle istruzioni ragazzi, che sono molto ben illustrate ed è praticamente, lo vedete, come fare un origami. Le istruzioni ci presentano come andare a costruire un Edo da 2 e poi l'altro tipo di Edo è l'Edo unità, cioè l'Edo da 1. E poi, dimenticavo, c'è anche l'aggiunzione, ovvero la possibilità tramite due pezzi di cartone, sempre cartone, di andare a connettere l'Edo da 2 con l'Edo da 1 per ottenere un triplo Edo, che a questo punto consente di fare delle strutture che hanno bisogno di maggiore resistenza, come la casetta. Ma vi sto svelando troppe cose che andremo a fare tra un attimo per la nostra sorpresa. Vi dicevo, è piegare un origami praticamente, quindi una volta tolte le varie componenti, ed è facile veramente andare a togliere, defustellare, preparare il tutto, a questo punto ragazzi si tratta di andare prima a costruire, in questo caso siamo nell'Edo da 2, chiamiamolo così, la parte interna, cioè quella struttura che dà tutta la solidità al nostro mattoncino, di modo che dopo mattoncino sopra mattoncino abbiamo una struttura veramente, scusate se lo ripeto, ma è veramente solida, quella che andiamo ad ottenere. Passo fondamentale, sembra una sciocchezza, in realtà è importantissimo ricordarsi di andare a piegare queste quattro alette che ho piegato. Se voi vi dimenticate, queste alette restano fuori e ve ne accorgete alla fine che restano fuori, bisogna rispacchettare il tutto, che per carità si può fare perché l'Edo è montabile e smontabile, è riciclabile e recuperabile, in materiale quindi sostenibile tutto, ma ovviamente è meglio farlo giusto al primo colpo. In questo modo avete realizzato molto velocemente il vostro primo mattoncino, bis mattoncino in questo caso. Poi, montata la struttura, montiamo anche la parte superiore, proprio come nei brick, come nei Lego, nei mattoncini abbiamo la parte superiore del mattoncino, questi bottoncini. In questo caso tutto è quadrato, tutto è piegabile e tutto alla fine è molto solido, perché avete visto si aggrappano perfettamente nelle cavità che sono state preparate, e questo è il nostro mattoncione, un mattoncione Edo da 2, pronto per essere impilato con gli altri. Questo è quello da 1, la struttura è abbastanza simile, qui abbiamo anche un paio di sfridi di cartone, di scarti da andare a eliminare, quindi andare a mettere nella nostra raccolta riciclata della carta, e poi la parte superiore quindi del bottoncione da mettere sopra il nostro mattoncino. Il principio è sempre quello di andare a costruire le pareti laterali, in questo caso non serve un rinforzo centrale, avete visto come si abbracciano perfettamente. Mi raccomando, le alette che vi dicevo sono una cosa fondamentale, vado a piegare una parete laterale, vado a piegare l'altra parete laterale, a questo punto il mio mattoncino è fatto, meglio no, Davide, manca la parte superiore, la pieghiamo e la andiamo ad inserire. In questo modo il nostro corpo da uno è pronto anche per essere abbinato, e magari con un'aggiunzione dare vita a un Edo da 3. L'aggiunzione è molto semplice, andiamo a infilare tipo spada della roccia all'incontrario l'aggiunzione all'interno del nostro
nostro mattoncino Edo, andiamo poi dal doppio a inserire anche il singolo e otteniamo un triplo onde useremo veramente molte, ad esempio per realizzare la casetta e darle molta molta solidità, si infilano in questo modo, lo stesso modo così altrettanto facilmente li possiamo sfilare. Ora ragazzi vi svelo cosa andremo a costruire, abbiamo anche delle istruzioni con delle idee che sono presenti e potete sbirciare nel sito Edo che vi lascio linkato qua nelle info video per realizzare alcune cose. Noi faremo una casetta che andremo a personalizzare per Matilde e un castello che andremo a personalizzare, perché il bello del cartone è come la carta, ci posso andare ovviamente a colorare e personalizzare sopra un castello che arriva anche con accessori. Ragazzi, ho trovato un aiutante in casa, grazie Ale, ok, adesso monteremo un sacco di mattoncini per fare una mega sorpresa a Matilde e Nicolò, ragazzi. Per cui adesso accelereremo il video, sarà una lunga sessione, cioè divideremo in tante piccole sessioni e poi non so come nasconderemo in casa mattoncini dappertutto, dove i bambini non possono arrivare. Ale, sei pronta per la sfida? Vado, sono ok, pronta. Vediamo chi finisce per primo il pezzo da uno, via! No, la linguetta? No, vabbè, la linguetta! Ma ti ho anche detto la linguetta! Ma mi è uscita una! Ecco. Vabbè, che fortunata, no, dai, mi sei scappata la linguetta! La fortuna dei principianti! Mi è scappata la linguetta, uffa! Vabbè, adesso mi dai la rivincita, però, ok? E ci sono, ok, vediamo. Va bene, dai. Pronti, attenti, la rivincita, via! Rivincita ragazzi, vai aggressione, ma cosa fai? No, wow, sei velocissimo. E ora basta sfide ragazzi, ma iniziamo a fare cartoni su cartoni. Preparati i mattoncini, e ne abbiamo preparati veramente tanti ragazzi, è arrivato il momento della decorazione, ovvero di personalizzarli. Ho utilizzato questa tempera tra le altre Crayola glitterata che dà veramente un'ottima resa e mi servirà a personalizzare la casetta di Matilde per farne una piccola o meglio grande Charm House, perché lei adora Little Charmers. Abbiamo le dolls, abbiamo la Charm House vera e propria come avete visto anche nei precedenti video su GBR, e adesso la facciamo ancora più grande così lei ci può anche entrare, spero veramente che le piaccia un sacco. L'effetto che dà la tempera sulla come presa su Edo è ottimo, perché il cartone è bello resistente, anche la carta bianca sopra lo è, e non ottenete quell'effetto umidiccio della carta o di carta molto molto leggera quando andate a dipingere sopra. Io ci ho messo veramente della tempera molto molto pengia e il cartone ha resistito molto bene alla mia aggressività decorativa. Poi ovviamente personalizziamo anche per Nicolò, quindi allo stesso modo ho applicato sugli Edo bianchi il colore. Gli Edo possono essere bianchi, possono essere Havana di questi due colori, e poi sulla Havana e sul bianco possiamo fare per l'appunto qualsiasi personalizzazione di colore e decorazione che dir si voglia. Avevo anche questa tempera argentata e questo mi serve per dare quel colore grigio Nexon Heights che a Nicolò piacciono tanto e che veramente ricorda quell'effetto del grigio che abbiamo anche sui mattoncini Lego. E poi ragazzi, ho ripreso la mia macchina degli sticker che abbiamo visto qui su GBR e che era stata anche l'ultima sorpresa che avevamo fatto a Nicolò in giro con stickerata tutta la casa, e che vi linko qua sotto nelle info al video. Ho tagliuzzato per bene le varie cose che ho stampato, le decorazioni che ho stampato, perché il metodo della macchina degli sticker è semplicissimo. Se vi ricordate, prima si stampa, poi si tagliuzza, si prepara quello che diventerà il nostro adesivo, prima gli adesivi della Charm House, andiamo in ordine tra virgolette anche di decorazione precedente, e poi gli adesivi Nexon Heights. Poi basta inserire dentro la bocca gigante della macchina degli sticker la nostra carta ritagliata e questa diventa uno sticker appiccicoso. Ora non lo vado a disappiccicare perché lo faremo tra un attimo quando personalizzeremo, ma era per farvi capire come avviene il processo di stickerizzazione e appiccicamento. In questo modo io ho tutti gli sticker per poter andare a personalizzare sia la Charm House che poi il castello e il forte stile Fortex dei Nexon Heights per Nicolò, ragazzi. Nicolò e Matilde sono in gran segreto con i nonni a mangiarsi un gelato, noi costruiremo tutto, accelereremo ovviamente in super velocità e poi faremo la sorpresa.
Ah, l'ho finito! Bravo! Hai visto che roba? È lungo praticamente come me, guarda. Ma oh, è lunghissimo! Devo dire che io non avevo connessioni, solo una qua in mezzo per fare l'arco qua sopra. Vengo aiutati. Ale, ci siamo! Ce l'abbiamo fatta! Era molto connettiva la casa, veramente è stata molto più impegnativa del pistello, però è molto bella. Sì. Ci manca solo la parte decorativa, adesso appiccichiamo gli sticker e siamo pronti. Chiamiamo a Matilde e dico, chi vuole entrare? Io. Entriamo prima, vai, vai. Vado in retromarcia. Oh, retromarcia, ce la fai? Certo. Attenzione, vai. Fantastico. Ciao. C'è una super sorpresa per voi in salotto. Che cos'è, ragazzi? Che cos'è? Wow, Matti! Cosa dici? Hai visto che bella? Wow, Matti dice sì, sì, sì? Eh? Hai visto, Nicky? Che cos'è, Nicolò? È delle Charmers? Eh? Prova, prova. Dai! Vediamo se ti troviamo. Ciao, Matti! Entriamo, entriamo dentro, entriamo dentro. Wow! Com'è lì dentro? Bene, sì. Tirai felicità se degli amici ti fide. Perfette noi non sa, ma insieme ci divertiremo. Brava. Nicolò, cosa dici del castello? Eh? Bello. Bello? Hai visto che è grande? Guarda che abbiamo un Exonite. Abbiamo un Exonite? Sì, con tanto di scudo. Sì. Vediamo se riesce a passare. Vediamo, prova di passaggio, attenzione. Attenzione. È solo un vero Next Night, può entrare. Può entrare all'interno. Ce l'ha fatta. Bravo! È un po' stretto per Axel, ma si riesce ad entrare. Lo scudo ce l'abbiamo. Oh, lo scudo triplo. Grande, bravissimo. È arrivata Messi. Ah, è arrivata Messi anche. Exo Power combinato. Il gassante del colpo di acciaio. Del colpo di acciaio. Cavaliere, esci dal castello, vieni a combattere. Vai, 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 vai. Attenzione, eccolo che esce. Vai. Bravissimo. Bene. Oh, Strux. Faccio la nuvola. Presente. Nicolò, vai anche tu nella casa delle Charmer? Bella, ma. E come dicono le Charmers? Alla Charmhouse. Ah? Vai alla Charmhouse, Nicolò. Oh, vai, sì. Dimmi, amore. Ah, guarda che ti ha fatto posto. Beh, Matilde. Sì, è il fratello di Fosi sei. Dai, sei il fratello di Fosi. Guarda che ti ha fatto posto Matilde. Guardala. Come si sta nella Charmhouse? Bene. Bene, oserei dire scopette. Scopette. Io oserei dire Lavender Posi. Lavender Posi. No, tu Posi. E Nicolò Lavender. Ciao Nicolò. Ciao. Vuoi dire Lavender? Chi c'è, Matilde? Ciao Matti! Ciao! Ciao, ma c'è Lavender di nuovo? Ma è Lavender in tutte le finestre? Dice Posi. Ciao Po! C'è stato un piccolo incidente, le Charmer sono volate fuori dalla Charmhouse e senza scopetta, devo dire che è pericolosa questa cosa. Si può vedere dentro la torre anche? Aspetta che vengo a vedere. Qui ci sta la prigione, qui ci mettiamo Gestro? Sì. Dove mettiamo Monstrux? Qua. Di qua, ne abbiamo una per Gestro e una per Monstrux, molto bene. Li chiudiamo dentro sopra le mura. Sopra le mura, li mettiamo appesi lì sopra. Li possiamo diventare di pietra. Li possiamo diventare di pietra, li mettiamo sopra. E li mettiamo lì sopra. Hai trovato Hazel, Matti, anche? Oh, abbiamo Casey, adesso abbiamo abbiamo tutte e tre le Charmer. E la sorpresa è riuscita, ragazzi, e ne siamo stracontenti. Non vi dico tutti i posti impensabili della casa dove abbiamo nascosto tutte queste decine, centinaia
di mattoncini Edo man mano che giorno dopo giorno li andavamo a costruire per non farci poi beccare da Matilde e Nicolò. Ci siamo divertiti a prepararla, ci siamo divertiti a giocarci e ci stiamo divertendo a giocarci, perché adesso stiamo iniziando a costruire un castello ancora più grande. Ragazzi, seguiteci su Instagram GBR qua nel link nelle info video, perché stiamo praticamente per finirlo. Insomma, gli Edo sono poi dei generatori un po' come mattoncini Lego, come tutte le costruzioni di fantasia veramente fantastici. Se avete domande, commenti, informazioni su Edo, vi aspettiamo qua sotto, ragazzi, nelle info al video. Un pollicione se vi è piaciuto questo video sorpresa. Noi ci vediamo, ragazzi, qui su GBR per i prossimi video. Ciao ciao, alla prossima, Davide.